situazione di Catania riguardo alla raccolta differenziata. Quali sono le percentuali che sono state raggiunte e quali sono magari le politiche che lei sta mettendo in atto? Catania partiva da una posizione molto negativa 2 anni fa, eravamo sostanzialmente nella stessa identica condizione in cui lasciai Catania 15 anni fa quando smisi di fare il sindaco, una percentuale di differenziata di poco superiore al 10%, con una gestione del sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti molto vecchia e con spreco di risorse sia economiche che di risorse naturali. Abbiamo in questo periodo avuto già dei piccoli significativi incrementi nell'ordine di 6 punti percentuali, ma siamo ancora molto indietro, però ci sono, cominciano ad attivarsi le politiche che producono risultati. Sono state commissariate le 2 aziende che gestivano il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per questioni attinenti della mafia, 2 aziende private e quindi sciolte per mafia. Sono state nominate una gestione commissariale che noi abbiamo salutato con molta attenzione e abbiamo collaborato attivamente. Ho fatto nominare, ho chiesto che si nominasse come presidente di una delle 2 aziende il vicecomandante generale a riposo dell'Arma dei Carabinieri, perché c'è un profilo di legalità, e anche un tecnico di grandissimo valore che aveva maturato esperienza in Emilia Romagna e in Toscana. Abbiamo già testato la raccolta differenziata porta a porta in un piccolo quartiere nella periferia della città, il villaggio Santa Maria Goretti. Già 2 mesi dopo abbiamo risultati sorprendenti, superiori addirittura al 60% in un quartiere altamente popolare. A ottobre di quest'anno, in collaborazione con il CONAI, lo faremo partire nel terzo della città che ha gestione diretta la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e a marzo dell'anno prossimo, col nuovo contratto, col nuovo appalto, lo faremo in tutta la città. Già adesso siamo a percentuali in linea con la media italiana e io sono convinto che nel giro di qualche anno ci metteremo addirittura nella testa di classifica tra le città più virtuose. Il nuovo appalto si è prefisso, immagino, degli obiettivi, sono quelli nazionali, quindi si cercherà di tendere al 65%, è così? Esattamente, naturalmente è un obiettivo a cui arrivare, ma pensiamo di arrivarci rapidamente. Le modalità di raccolta previste, non so, parliamo di un porta a porta? Sì, abbiamo scelto il porta a porta per il momento, ma ancora l'appalto non è stato effettuato, sarà effettuato a gennaio, e quindi siamo in fase di preparazione e di redazione del piano a cui poi l'impresa vincitrice dovrà sottostare. Bene, grazie. Prego.